Heather McPallister. Qualche tempo fa avevamo parlato della anomalia negli orari delle telecamere della scuola di polizia. Anomalia perché i tempi risultavano troppo lunghi e c'era una discrepanza incredibile con la sua apparizione in piazzale Gioberti. Tale discrepanza favoriva anche l'ipotesi che lei, nel percorso dal momento in cui butta la spazzatura a quando arriva in piazzale Gioberti, si fosse fermata o avesse incontrato qualcuno. Poi però esce la novità che quelle telecamere sono sbagliate di 5 minuti e vanno ricalcolate, ed effettivamente risulterebbe anche nelle carte la nota che queste telecamere sono sbagliate. Poi però cosa succede? Escono i dati del GPS satellitare di Claudio Sterpin che sta transitando da quella stessa strada e si scopre che il satellitare di Sterpin, che quindi non può sbagliare, porta quasi lo stesso orario delle telecamere della scuola di polizia senza che l'orario venga ricorretto. Quindi tornerebbe il buco temporale dal momento in cui arriva a buttare la spazzatura Liliana a quando arriva in piazzale Gioberti. Verrebbe da chiedersi però in tale caso perché depistare fornendo un'indicazione oraria diversa, quindi come coprire una falla. Qui resta un mistero che andrà chiarito nei prossimi giorni sicuramente. Bisognerà analizzare bene tutti i posizionamenti, longitudine e latitudine di Sterpina al momento dei rilevamenti orari del GPS per fare un confronto più analitico con quello degli orari delle telecamere della scuola della polizia di via Damiano Chiesa. Passiamo ad un altro capitolo molto importante, soprattutto in questi giorni. Sono stato oggetto di 2 furti nel giro di 6 giorni e la cosa è molto sospetta, tanto che la polizia stessa ha ipotizzato che qualcuno mi abbia piazzato un GPS per seguirmi sotto la macchina. Ma chi può essere stato? Ovviamente si può fantasticare in tanti modi. C'è chi dice potrebbe c'entrare Sebastiano perché lui bazzica un chilometro da dove sei tu ogni giorno, cosa che ho scoperto da poco. Potrebbero c'entrare i casi di Erba perché ho trattato il caso di Olindo in modo molto profondo da gennaio e guarda caso si è arrivata alla riapertura. O potrebbe c'entrare anche il caso di Greta Spreafico perché anche quello è accaduto ad Erba e tu eri lì vicino. Ma io questo non lo so, perché Milano ovviamente è diventata una città di una pericolosità unica, una città dove non si può assolutamente stare. E soprattutto c'è da notare come le forze dell'ordine favoriscano tutto sommato tutto ciò. Noi ci siamo sempre chiesti come mai l'indagine a Trieste nasca male. L'indagine nasce male perché nessuno pensa che quello diventerà un caso così importante a livello nazionale e sottovaluta. Quando a voi succede qualcosa e andate dalla polizia o dai carabinieri, loro inizialmente ve le cercano tutte per non farvi fare la denuncia, iniziano a dirvi: ah, dovete avere il numero di carta d'identità, e voi dite: ma se me l'hanno rubata? No, se no noi non possiamo fare niente. Dovete avere i numeri delle carte di credito, ma se me li hanno rubati? No, senza di quelli non possiamo fare niente. Ve le cercano tutte affinché voi ve ne andiate. Però se insistete riuscirete a fare la denuncia, ma non vi aspettate granché, perché la carta verrà messa tra altre 1000 carte e lì resterà. Probabilmente vi ritroveranno un'auto rubata come è successo a me, solo se questa auto investirà qualcuno e allora per forza dovranno accorgersi che è la vostra auto rubata. Quindi mi hanno prima rubato il passaporto, le carte d'identità, la patente e dopo 6 giorni dalla denuncia fatta quasi nello stesso punto a distanza di 400 metri mi hanno direttamente rubato l'auto. Qui vedete posteggiata poco prima del furto. Io ovviamente ho fotografato tutte le targhe adiacenti quel giorno quando ho posteggiato, perché è una cosa che faccio sempre, quindi ho anche parecchio materiale da far analizzare. Ma al di là di questo, un'altra delle cose importanti da notare, perché probabilmente il furto non c'entra, anzi i furti non c'entrano niente con i casi che seguo, è che la stessa polizia mi dice: ma se 6 giorni prima ti hanno rubato il borsello con tutti i documenti, perché sei andata a posteggiare nello stesso posto o quasi? Questa domanda è abbastanza incredibile. Se io ho fatto una denuncia che in quella zona durante un evento importante è accaduto un furto, quella zona dovrebbe in un'azione normale diventare la zona più sicura, poiché essendoci un precedente, alla prima occasione la polizia dovrebbe andare a fare delle indagini, degli appostamenti, e quindi qualsiasi ladro intelligente non dovrebbe agire in quel luogo in prossimità del precedente furto. E invece non accade nulla, accade che la polizia ti dice: perché posteggi lì
quando invece la polizia dovrebbe dire: visto che lì c'è stato un furto, io vado a vedere che cosa succede in quella zona. Adesso, se fossimo in una nazione seria, il 10 maggio ad esempio, che nella zona di San Siro c'è il derby, basterebbe prendere una Stelvio, auto che lo Stato ha perché molti rappresentanti al governo la usano per i loro spostamenti. Allora il 10 maggio, che c'è un evento importante in quella zona, basterebbe, se fossimo in un paese serio, posteggiare un'auto simile all'altezza del Civico 8 di via Don Carlo Gnocchi, zona dove si è anche chiesto un maggior intervento delle forze dell'ordine perché ne succedono di tutti i colori, mettere quest'auto lì, piazzare una telecamerina e andarsi a nascondere. E avremo la certezza quasi matematica, vista anche l'imbecillità di questi ladri, di beccare tutta la banda. Ma giustamente invece le forze dell'ordine non fanno niente del genere, anzi ti dicono: se c'è un evento importante e ci sono precedenti, non posteggiare lì. È chiaro che ormai la ragione lo Stato l'ha ufficialmente data ai ladri. I delinquenti possono agire liberamente, sanno che ormai non li becca nessuno, se anche li beccano gli danno una pena di pochissime ore, 2 giorni, 3 giorni, poi con una scusa o un'altra escono, e invece i cittadini sono costantemente danneggiati. Pensiamo anche alla stazione centrale di Milano, dove è stata violentata un'altra donna, un altro posto che tutti sanno essere pericolosissimo, ma si continua a permettere che lì, posto pericolosissimo, accada qualsiasi cosa. Quindi anche dove noi sappiamo che accadono le cose, noi lasciamo che continuino ad accadere. Figuriamoci cosa può accadere nelle zone in cui non pensiamo accadano le cose.